qua ancora una volta, questo è il quartiere delle 100 finestre, ovviamente è un quartiere che suggerisco un po' a tutti quando si viene in ferie, perché questa è la parte più bella della città di Berat. Ringraziamo ancora il nostro Salvatore Pedalino che ovviamente cura la regia di questo filmino e ricordiamo che le immagini sono sempre sponsorizzate dal nostro sponsor unico, la ditta Le Rose Domenico Elettrauto in zona industriale di San Marco Argentano. Questo è una delle parti più vitali di Berat, come vedete si viaggia qui continuamente, io non riesco a capire come fanno questi a viaggiare continuamente con questi macchinoni 3.000, 4.000 e via dicendo come quello che sta passando adesso, con la benzina che costa la modica cifra di 1,50 euro al litro e il gasolio a 1,45 euro, e qui evidentemente nessuno lavora e si carra dalla mattina alla sera, questo ci fa immensamente piacere. Qualche turista oltre a noi, questi devono essere tedeschi dalla faccia, famosa marca di birra, la birra Stella, qua ricordiamo che si beve alla grandissima, c'è anche la Coca-Cola che non manca mai, questa è una bottiglia che mi ricorda una cosa particolare, ho fatto una foto a Claudiana appena ci siamo conosciuti qui, eccola qui la signora che si sta godendo la sua città, il Berat come lo chiamano loro. E da quella parte invece si estende ancora la città. Come potete vedere ci sono anche le chiese musulmane, questo qui è un classico, non mi ricordo come si chiamano le chiese musulmane, comunque questa è una chiesa musulmana, mentre dall'altra parte ci sono quelle cattoliche, ortodosse e via dicendo, perché Berat è una città dove ci sono, dove riescono a convivere stranamente almeno 5 o 6 religioni diverse. Questo, ripeto, è il quartiere delle 100 finestre, sopra invece c'è la torre del castello che ospita, una delle torri del castello che ospita le antenne, il Teleonufri, che è una delle televisioni che sono qui a Berat. I taxi che girano continuamente, come potete vedere. Sì. Lo so che fa caldo qua. Un altro minuto e andiamo. Qui possiamo vedere un classico bancone di vendita, un piccolo mercatino. Sigarette, vendono un po' di tutto. Come potete vedere, Marlboro, tutto quanto. E questo è il ponte che passa sul fiume Osum, ma anche questo qui è un ponte utilizzato per passare a piedi, mentre più avanti c'è quello dove passano le macchine, che passa comunque sul fiume Osum.